Una brutta botta per Putin. Non tanto perché suo partito, Russia Unita, alle amministrative di ieri ha perso un sacco di voti, ma perché i cittadini gli hanno mandato un messaggio chiaro. Non si può più andare avanti così, con tutta questa disuguaglianza, questa corruzione che genera fame e miseria, mentre il governo alza l'età pensionabile e l'IVA. Nemmeno la formidabile macchina di propaganda del Cremlino è bastata a schivare il colpo. A Mosca i candidati di Russia Unita si erano presentati come indipendenti, senza simbolo di partito, come aveva fatto Putin alle presidenziali, ma non ha funzionato. Russia Unita è calata da 40 a 25 seggi, anche se continuerà a governare la capitale con gli alleati, Partito Comunista e Russia Giusta. Ma il liberale Alexei Navalny, l'oppositore più noto, escluso dalla competizione come molti altri, esulta. La sua campagna per far convergere i voti sui candidati con più chance di elezione ha funzionato. 3 seggi li ha presi Yabloko, partito socialdemocratico il cui leader, Sergei Mitrokhin, è stato estromesso e poi riammesso all'ultimo momento. Resta il fatto che nelle elezioni per i governatori di regione Putin ha fatto l'Amplein, 16 su 16, e che la sua presa su una nazione è ferrea, come dimostra la repressione delle proteste nelle scorse settimane. E poi, a Mosca e nei 5.000 centri della federazione in cui si è votato, l'affluenza è stata molto bassa. Sono sempre di meno quelli che credono che votare serva a cambiare le cose.